Una cinquantina di rappresentanti dell'UDI, l'Unione degli Studenti Universitari, sono scesi in piazza, o meglio dinanzi a Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo, per protestare e chiedere chiarimenti su questioni salienti per la sopravvivenza dei giovani studenti all'Aquila. Borse di studio, residenza Campomizzi che si dovrà lasciare, per ora solo promesse della Regione, dicono gli studenti, che non approva ancora i bilanci. Noi oggi rivendichiamo quello che è il diritto allo studio degli studenti universitari qui all'Aquila. Noi abbiamo tre grandissimi problemi. Il primo problema è che a livello regionale non c'è la copertura totale delle borse di studio. Noi chiediamo alla Regione di mettere i fondi necessari alla copertura totale di tutti gli studenti idonei, quindi che hanno tutti i requisiti per prendere la borsa di studio, ma che ad oggi non hanno ancora ricevuto la borsa perché non ci sono i fondi. Il secondo motivo, chiediamo alla Regione sempre di approvare il bilancio dell'azienda per il diritto allo studio, perché sono tre anni che non viene approvato e se non viene approvato il bilancio noi ci ritroveremo a dover chiudere quelli che sono i servizi come i bar, le mense, il centro polifunzionale del Canada e la stessa Campomizzi. Il terzo motivo per cui siamo qua è che noi ci ritroviamo ormai a due anni da quando è scaduto il protocollo che cedeva l'uso della Campomizzi agli studenti all'AZU e ci troviamo che è stato firmato a dicembre un nuovo protocollo d'intesa che prevede la fuoriuscita degli studenti da Campomizzi senza alternative, senza un progetto concreto e chiaro. Quindi quello che noi chiediamo è che vengano sia coinvolti gli studenti nella riprogettazione della residenzialità universitaria pubblica per gli studenti, sia che si costruisca un'alternativa concreta e reale alla Campomizzi e che quindi fino a che non ci sarà questa alternativa gli studenti non usciranno dalla Campomizzi. Ecco, il presidente dell'AZU Zobel è intervenuto sulla stampa di recente proprio in merito a queste questioni. Il sindaco da un lato ha detto che nessuno caccerà gli studenti, ci saranno ovviamente delle soluzioni, verrà tutto rinegoziato e la regione anche ha dato le sue risposte accollando le responsabilità all'AZU. Voi siete nel mezzo, cosa pensate? Sono soddisfacenti le risposte che hanno dato le istituzioni finora? Le risposte sono tutte promesse, non c'è nulla di concreto e quello di cui noi abbiamo veramente paura è che non si costruisca una soluzione alternativa analoga, perché la Campomizzi è una realtà concreta, reale, è una residenzialità pubblica in un unico luogo con dei servizi, con la mensa, l'unica mensa aperta la sera. A volte sentiamo parlare per esempio di progetti case o ipotesi di questo tipo che non vanno bene per gli studenti, non sono sufficienti per gli studenti universitari, non sono comodi.